Attenzione, no, perché lo Juventus è ladro per antonomasia, l'interista è invece onesto per antonomasia, quindi non si possono confondere i piani. La Juventus è sempre aguzzina, l'Inter è sempre vittima. Questo nel pensiero comune. Ovviamente, e da una parte e dall'altra ci sono stupidi, da una parte e dall'altra ci sono persone intelligenti. Quindi non mi va di generalizzare sulla tifoseria in generale. Comunque, Però, Marco, scusa, oggi aspetta che finisci. l'Inter, oggi ho visto una diretta in cui c'era vari giornalisti interisti che si scandalizzavano per come era stato trattato dalla Gazzetta. Cioè, oggi io mi devo sentire un interista che si scandalizza per come è stato trattato dalla Gazzetta dello Sport, che negli ultimi 15 anni è stato il manganello per picchiare la Juventus. Wow. Dal 2006, anzi, non 15, sono Devi stati chiamare un diventati giornalista della pochi. Gazzetta, Marco, non me. Non sapevo che Roberto Io volesse dire queste ho cose. scritto dal 2007, Ovviamente, io ho se lavorato, chiederemo a qualche direttore, vice direttore della Gazzetta, di intervenire. Se Roberto avrà tempo, faremo un ho dibattito. lavorato dal 2007 al 2013 alla Gazzetta, che erano gli anni forse in cui ha vinto di meno la Juventus, per cui hai sbagliato interlocutore. Che fosse un organo, visto che ha parlato del 2006, dal 2006 in poi, hai avuto la sensazione Sbagliato che fosse. interlocutore. No, Mi volevo anche pare che la confermarti. narrazione nel 2006 di Calciopoli fosse diretta verso un'unica La narrazione. squadra, con una società che ovviamente è uscita illesa, Riscattati, Marco. perché comunque non c'entrava nulla, non c'entrava nulla, perché il racconto è sempre quello, il racconto, e siamo in un film È un di gomblotto, come Marvel, avrebbe i detto Aldo cattivi Biscardi. e i buoni. I Gomblotto. cattivi sono sempre quelli. Tancredi non è il È un complotto, gomblotto, è un gomblotto, è c'è la la fotografia narrazione, di no? questi anni. È la fotografia di questi È anni. capito, È la capito. fotografia di questi anni. Vogliamo dire che la Juventus l'anno scorso è stata punita per le plusvalenze? Lo vogliamo dire o no? Vogliamo dire che quest'anno il Napoli rischia di prendere Dragusin a 30 milioni? Uno dei giocatori che è stato Scusami, hai messo accusato assieme di tre cose. accusato uno, No, hai cambiato messo uno dei assieme migliori tre giovani cose che non italiani e Dragusin c'entrano. scambiato Abbi e pazienza, hai diventato. detto Calciopoli. Narrazione della Gazzetta. L'anno scorso le plusvalenze della Idem, Juventus, Dragusin 30 milioni. Sono tre cose che la poi stessa Marco, per narrazione carità, è sempre ci ha un'unica vissuto in procura a narrazione. Napoli. Tancredi, è un'unica narrazione, Ma è sono una due narrazione. film, Sarebbero anche narrazione sulla sentenze, stessa. però va bene, E ok. sarebbe ora che venisse ammessa questa Ma perché questione. sulla stampa non Ammessa, fai una bella è una campagna questione. contro la Perché Gazzetta a protezione della Juventus? tu Te stai lo parlando chiedo. con questa persona che non sai nemmeno di cosa si occupa, Tu sei di un cosa giornale. scrivo io, di cosa Sì, lo scrivo so che io. scrivi di musica, lo E so, allora ma ho basta. capito, ma visto che però ti diletti di Ma infatti calcio, vengo qui a parlare di ti diletti, questo. ma perché, scusami, Non ho paura delle mie sei posizioni. nel... Io non lo so, vabbè. Vengo qui Marco, a però parlare di parla anche questo. tu, non fare il moderatore. Io vi No, sto no, 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 ascoltando. no, non puoi fare il moderatore, perché tu per 10 anni hai lavorato in radio a Napoli, in televisione a Napoli, parlando di sentenze, di calciopoli, questo e quell'altro, non puoi fare adesso il moderatore, perché sennò... Se dobbiamo parlare di narrazione, allora è un gomblotto. È il gomblotto. Poi siamo partiti dalle ammonizioni al gomblotto contro la Juventus nel 2006. Comunque volevo Allora, il mio confermarti. gomblotto ti squalifica, credi? No, è Io gomblotto, è c'è una gomblotto. società che Comunque non volevo sta punita confermare a per Marco. calciopoli per prescrizione. Esiste una società che non sta punita per calciopoli per prescrizione. Esisteva un dirigente di quella società che No, non parlava con gli esiste perché non è arbitri? stata No. portata a processo. Ok, a posto così. Non è stata portata a processo. Le intercettazioni stralciate dall'inchiesta che poi sono state. Fortunatamente le abbiamo lette. Fortunatamente Ok, le non abbiamo c'era nulla lette. di illecito. Fortunatamente abbiamo Non letto c'è che fa. stata Potresti chiamare, ti do poi il una numero di prescrizione. Non c'è Gianfelice stata una Facchetti, Marco. prescrizione. Così la prossima volta che lui Il sicuramente lavoro è molto più. dei carabinieri in questo Ce momento è l'hai il numero. indiscutibile. Fortunatamente le abbiamo lette. C'è Facchetti che dice al telefono: ma dovete sbagliare ogni volta, ma non possiamo essere abituati Non normalmente. c'era un presidente di federazione che Questo stava intervenendo purtroppo. nel Questa è la caso in fase di narrazione. arbitraggio mai a Questa è favore la della narrazione. Juve. Questa è la narrazione. Questa è la narrazione. Parlare oggi, Non c'era? questa è E la che poi narrazione. continuate a Parlare raccontare oggi di una storia Calciopoli e le parziale. telefonate. Questo è il Continuate a giornalismo raccontare una italiano. storia Sì, però, questo è il parziale. giornalismo Però, italiano. continuate a raccontare La una storia Juventus parziale. Manganello, la Gazzetta Manganello della Juventus, Continuate questo a è lo raccontare una specchio storia del giornalismo parziale italiano. perché avete paura di Come di ammettere ma come è avete andata chi? realmente. Ma avete chi? Voi Ma avete interisti, chi? Tancredi, tu Ma che sei un avete tifoso, io chi? tifo Ma Juve, avete tu cosa? sei un Vabbè, interista. Roberto, ma avete cosa? Come diceva
Brandon Lina il Corvo, che tu sicuramente conosci da giornalista musicale, visto non che aveva una no, diciamo un'altra frase, avendo una colonna sonora della Madonna il Corvo, te lo ricordi benissimo. Brandon Lina il Corvo diceva: vittime non lo siamo tutti. Allora, qualche volta il carnefice passa per vittima, non dimenticarlo. Va bene. Comunque, puntualizzazione prima con Marco, avevo ragione. Licio Gelli, direttore commerciale della Permaflex di Frosinone dal 1956, e questo spiega la cupola pluto-giudaico-massonica in favore del Frosinone.